Yogurt o uovo? Yogurt. Vai. Aggiudica. Uovo. Mi resta l'uovo. Ok, perfetto, deciso. Allora, dividiamo la testa sempre in due parti. Questa maniera. Dalla parte destra non facciamo niente. Dalla parte sinistra andiamo a fare la frittatina. Allora, frittatina in arrivo, ragazzi. Andiamo di nuovo. Rompiamo in testa. Vediamo. No, il guscio non lo mettetelo, magari. Non lo mettetelo poi. No, dai, in testa no. No! No! È finito giù! Sì, aspetta, allora conviene far così, ecco. Ah. Oh, guarda che bello. Questo qua lo lascio ancora, guarda. Guarda. Facciamo un occhietto di bue. Bello. Dai, la frittatina ha inizio. Matti, prendi la padella. Com'è da spalmare? Ma ti dirò, è un po' più denso. Dello yogurt è un po' più smeliscito. No, un po' più appiccicante, diciamo. Dai, proviamo in una ciotolina. Facciamo i cuochi adesso. Canovacciuolo. Spostati. Chef, lo metto tutto l'uovo, va bene? No, questo è poco. Questo avevamo detto per mezzo chilo. Ah! Dai! Era per mezza dose quell'uovo. Abbiamo raddoppiato la dose, si raddoppia tutto, non solo la pasta. Giusto, chef. A quante uova sei? Tre? Due. Otto. Ah, due. Otto. Due. Mettiamo anche la terza? No. Ci buttiamo anche un po' di riso? Frittata fatta. Ora. 20 minuti. E là? Ah, cazzo, sì, aspetta. Aspetta. 20 minuti e la frittata è pronta. Allora, quando sentite che la frittata è bella dorata e croccante, è pronta, direi. Zabaglioncino è pronto. Allora, fate un attimo. Iniziamo a sciacquare. La testa è incrostato. Oh, le attaccature erano belle rigide, anche qua. Mm. Allora, differenze visive con l'acqua. Niente. Al tatto questi qua sembrano più ruvidi, un po' più, hanno un pochino più di grip. Allora, sentendo i capelli così, con l'uovo, a differenza dello yogurt, sono un po' più ruvidi, un po' più spessi. Da una parte all'altra, quello che si sente di qua è un po' più distacco alla radice rispetto a qua. Però lo vediamo adesso da asciutti. Allora, differenze. Otticamente poche. Sicuramente quello che si sente a livello tattile, che la parte dove c'è stato l'uovo sembrano un po' più ruvidi, un po' più voluminosi. Naturalmente come profumo l'odore di uovo, roba così, non c'è, perché ho fatto shampoo, conditioner e tutto il resto. Benissimo, oggi con Vera siamo andati a utilizzare l'uovo per vedere cosa succedeva. Per un capello così sottile abbiamo visto che l'uovo ha dato più struttura, più grip alle lunghezze punte, quindi ha dato il suo risultato.